Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un video interessante per molti, ma non per tutti. Vediamo la pulizia di una caldaia utilizzata prevalentemente a nocciolino. Dico prevalentemente perché su 4 mesi di nocciolino, 2 sacchi al giorno, un sacco e mezzo, 2 al giorno, ho utilizzato 7-8 sacchi di pellet. Lo intervallavo, quindi 2 volte al mese mettevo un sacco. L'avevo, me l'hanno regalato in tempi non sospetti, perché adesso vale oro. E quindi vediamo un attimino la pulizia della caldaia utilizzandola solo a nocciolino, che risulta da in termini di residui di combustione. Rieccoci sul canale, breve excursus, poi andiamo a vedere un attimino l'oggetto della recensione. Questo è il nocciolino, questi sono i noccioli delle olive di Sansa Vergine, macinati ed essiccati. È un combustibile completamente biologico, ovviamente. Questo invece è pellet di legna, in questo caso dovrebbe essere abete se non sbaglio, di buona qualità, è N plus A1. Vi parlo solo un attimo della follia: sacco da 15 kg dai 9 ai 12 euro quest'anno, sacco da 10 kg, ma se lo rapportiamo ai 15 kg siamo intorno ai 4 euro al sacco, 4,50 al massimo, 12, 4. Questo rende 20% in più, però ci sono dei contro: questo sporca più del pellet, quindi l'oggetto di questa recensione è vedere quanto sporca in più del pellet. Se state guardando questo video perché state usando il pellet, state cercando un'alternativa più economica, quindi voi sapete quanto sporca la vostra stufa o caldaia, e vi faccio vedere io quanto sporca una caldaia alimentata a nocciolino. Mi scrivete in tanti ogni giorno, ricevo decine di mail a settimana per sapere come trasformare la vostra stufa o caldaia a nocciolino. Io vorrei aiutarvi tutti, ma sono talmente tanti modelli, non li conosco, non è il mio mestiere. Io ho trasformato la mia qualche anno fa. Poi ho cambiato caldaia, ne ho preso una autopulente, prima non lo era, ed è già settata per utilizzare il nocciolino. Prima invece era una pellet pura. Ho modificato il braciere, vi lascio qua le immagini. Ho poi cambiato i settaggi della coclea e del girofumi, insomma, l'ho fatta funzionare al nocciolino. Non era perfetta, ma io risparmiavo parecchi soldi. Prima, quando quello costava 5 euro e questo ne costava 3. Adesso ovviamente la situazione si è aggravata e quindi mi rendo conto che molti di voi stanno cercando un'alternativa. Quindi vediamo un attimino come funziona e quanto sporca il nocciolino. Questa, come vedete, la caldaia è sporca. È sporca perché io la pulisco 2 volte all'anno, quindi la pulisco verso gennaio e poi la ripulisco a settembre, quindi siamo nel periodo giusto per fare la seconda pulizia. Quindi questa caldaia ha lavorato quasi esclusivamente a nocciolino, con pochissimi sacchi di pellet che mi erano stati donati. Ha lavorato a nocciolino quindi da gennaio ad aprile, aprile inoltrato. Vediamo un po' la parte superiore, cosa c'è e che tipo di residui lascia il nocciolino. È importante saperlo. Se dovete passare a nocciolino, dovete sapere anche quanto sporca e cosa vi aspetta. Diamo solo una pulita alla parte superiore perché non mi piace. Ho già tolto i dadi a farfalla. Vediamo questa copertura qui. Vedete intanto la polvere che troviamo. Questo è il residuo nocciolino, quello che viene su dai fasci tubieri. Si tolgono queste paratie qui. Ci vorrebbero i guanti, eh. Ok, l'inquadratura è leggermente storta, mi dispiace, sono da solo, ho dovuto incastrare la fotocamera in qualche modo. Comunque, ciò che conta è il risultato. Allora, questo è ciò che troviamo sopra i fasci tubieri dopo 4 mesi di utilizzo. Questo ha fatto 3 accensioni al giorno, ogni accensione durava circa 2 ore. Come vi dicevo, solo nocciolino praticamente. Ecco, questo è ciò che vediamo. Vedete, farinoso. È proprio polvere molto molto semplice da eliminare. Adesso con un aspiratutto lo togliamo il più grosso, dopodiché passeremo questo attrezzino qua che si usa per pulire le bottiglie all'interno dei fasci tubieri. Molta roba che c'è qui cadrà sotto, quindi dopo dovremo fare anche la pulizia del piano che c'è sotto. Questa è un'operazione, come vi dicevo, fatta 2 volte all'anno e porta via, senza la videocamera ovviamente, senza dover riprendere, porta via una mezz'oretta di tempo, insomma.
Ora, gratto il più grosso, se avete una mascherina è meglio perché è molto fine come polvere. Se vi aspettavate il clinker che c'è all'interno della camera di combustione, invece non è così. Quindi è adatto un po', secondo me, a tutte le caldaie questo nocciolino qui, per come sporca, eh. Ora lo passo dentro i fasci tubieri all'interno dei tubi. Vedete poco perché la luce è quella che è. È importante fare questa operazione all'interno dei tubi perché si deposita ovviamente la polvere, poi passa meno aria e quindi tira di meno la stufa o la caldaia. Se fatta con calma non fa molta polvere. Ecco qua, diamo un'ultima pulita. Ok, richiudo tutto e ci rivediamo con la pulizia sia del braciere che del piatto sotto. Questa è la situazione del braciere. Come sempre vi chiedo scusa per l'illuminazione, ma faccio quello che posso. In questo momento la situazione non è veritiera come sporco, per il semplice fatto che pulendo sopra molta roba è scesa sotto dai fasci tubieri, quindi questa polverina qui non è di combustione che c'è all'interno del braciere, è scesa da sopra. Quello che invece è veritiero, quello che troviamo, ma avevo già fatto vedere nell'altro video, è questo qui. Ecco qua, questo è un po' più duro, vedete? Questo si deposita intorno alle pareti e quando si carica la stufa, nel mio caso una volta ogni 3 giorni, 2 giorni, 3, dipende da quanto la tengo accesa, vengo qui e do una pulita sempre con l'aspiratutto. È importante averne uno vicino perché le caldaie comunque vanno pulite, non dico giornalmente, ma quasi. Questa è autopulente, posso permettermi ogni 2-3 giorni. Se fosse non autopulente, tutti i giorni va pulita. Il braciere adesso è pulito. Quando lui fa l'operazione di pulizia, in questo caso, in questa stufa, scorre verso l'interno, quindi quello che c'è cade nella raccolta, che adesso lo vediamo. C'è da pulire anche, ma lo faccio poi dopo, perché è un po' laborioso, questa paratia qui, questo frangifiamma, è incastrata, quindi la pulisco 3-4 volte all'anno questa, perché all'interno, ecco, vedete qua, si deposita un po' di residuo di combustione, quindi questa la faccio un pochino più spesso. Il cassetto che adesso vi faccio vedere ha questo tipo di residui qua, questo adesso poi lo svuoto fuori. Do una pulita dove c'era il cassetto, ma la cosa importante da fare è, vedete quel pommello lì? Ce n'è un altro dall'altra parte, ora sistemo la videocamera, vi faccio vedere, è un cestello di raccolta dove finisce tutto ciò che cade dai fasci tubieri, quelli esterni, e anche quello va svuotato un paio di volte all'anno. Quello che vi faccio vedere adesso ovviamente è riferito alla mia caldaia, ma generalmente un po' tutte hanno questo cassetto sotto da togliere. Ho già tolto i bulloni, ecco, guardate qui, questo è il rimasuglio di 4 mesi di combustione e la pulizia, soprattutto la pulizia dei fasci tubieri da sopra, che abbiamo visto che è caduta sotto. Molta roba è anche dentro lì. Questo va tolto completamente, va pulito e va aspirato quello che c'è dentro. La pulizia periodica che faccio 2 volte all'anno è terminata. Ovviamente mancano ancora i tubi, quelli che portano l'aria di scarico fuori dalla casa, ma quello è una cosa che è abbastanza lunga, poi la faccio da solo. Se non l'avete mai fatto o se vi è scomodo, ecco, chiamate qualcuno di specializzato per farlo. Idem per la caldaia, non la trascurate perché si blocca, lavora male e veramente vi dà grossi problemi se non la pulite periodicamente. Il nocciolino sporca un po' di più del pellet, questo ve l'ho sempre detto. E fa un odore un po' particolare in accensione, quindi non è per tutti, ma se abitate in campagna, se ve lo potete permettere, villetta isolata, casa indipendente, con un sistema di evacuazione dei gas a norma, problemi non ce ne sono. Mettete in conto questa pulizia un po' più profonda 2 volte all'anno.
per quanto riguarda i residui di combustione del nocciolino. Ora come ora però i vantaggi sono veramente innegabili. Il nocciolino va intorno ai 24 euro al quintale, che è aumentato rispetto ai 22 dell'anno scorso. Il pellet, vi dico solo il costo al sacchetto, siamo arrivati a 12 euro, quindi fate voi i conti, sacchetti da 15 kg. È veramente vergognoso, improponibile. E a dir poco criminale, secondo me, se pensiamo che il pellet viene utilizzato da una gran parte di famiglie italiane, anziani, persone che comunque vivono il proprio stipendio della propria pensione. Questo è vergognoso. Tolta questa mia parentesi polemica, non mi piace fare polemiche sul canale, ma qui è un discorso sociale e questo mi tocca molto. Bene, è tutto per questo video, spero vi sia stato utile per capire un po' cosa andate incontro se dovete passare a nocciolino. Non ne ho visti video così sul web, o perché non interessano a nessuno, o perché magari nessuno li ha mai fatti. Io l'ho fatto, a me interessa poco delle mode, penso vi possa essere utile e l'ho fatto. Grazie per essere stati con me anche oggi, non vi metto il like davanti perché ho le mani sporche, mettete un like se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ci vediamo la prossima settimana.